con commozione ed emozione. Devo dire che mi ha colpito il saluto di molti che avevano detto bentornato, che è il miglior saluto che si può dare a qualcuno che si conosce. E una signora mi ha detto: siamo contenti di vederla sempre a Sulmona. Sempre a Sulmona vuol dire che le volte che sono stato, sono comunque molte, qualcuno ha osservato che non era così normale che io fossi sempre a Sulmona. Ci sono. Allora, nel vedere la processione, tante persone affettuose, mi ha colpito una cosa: non tanto che ci fossero cittadini che partecipavano alla processione, quanto che ci fossero tanti preti. Non ho mai visto tanti preti negli ultimi anni, vedendo chiese vuote, abbandonate. Allora, che il culto a Sulmona abbia con il vescovo della sua devozione prodotto tanti sacerdoti che erano qua presenti, è la cosa che mi ha più impressionato. Non li ho visti a Prato Mapeligna per la Libera, dove c'era il cardinale, ho visto qui un corteo di sacerdoti che sono la migliore speranza per il futuro, per un'Europa cristiana di valori, come il Papa ha richiamato, che respinga qualunque uso strumentale dei seminari per fargli essere solo luoghi dell'anima e dello spirito. È un problema importante. I sacerdoti devono guidare i giovani, devono dare idee che non siano soltanto la fede, ma i grandi valori che sono l'amore fra gli uomini. Questa processione mi è sembrata molto simbolicamente importante, non tanto per l'Europa, ma per un'Europa cristiana, l'unica Europa che vogliamo. Grazie al vescovo, grazie ai sacerdoti, grazie ai devoti che mi hanno salutato come bentornato. Bentornati anche a voi da Sulmona e continuate a essere qua felici e liberi, liberi, liberi. Viva l'Europa cristiana!